amici Verdi di Rabbia, un saluto dal vostro Freaky Watch. Quest'oggi parleremo di incendi e di prevenzione degli incendi. Con l'arrivo della bella stagione, con l'innalzarsi delle temperature, con l'abbassarsi dell'umidità, sterpaglie come queste prendono facilmente fuoco. Dei piccoli roghi alimentati dal vento possono trasformarsi in grandi incendi e spesso e volentieri questi incendi sono provocati dall'uomo. Come? Adesso vi farò vedere. Una delle prime cause di incendio sono i rifiuti. Infatti, bottiglie di vetro o di plastica come queste, quando vengono lasciate incautamente vicino delle sterpaglie, provocano l'effetto lente di ingrandimento. Di che cosa si tratta? Beh, convogliano i raggi solari verso un unico punto della sterpaglia, magari il più secco. Questo prende fuoco e con l'aiuto del vento si sviluppano dei grossissimi roghi. Guardate un po'. Causa che genera spesso e volentieri incendi, soprattutto d'estate, sono i mozziconi delle sigarette che vengono lanciati dalle auto piuttosto che abbandonati in strada, ancora accesi dai fumatori. Questi, a contatto con le sterpaglie, prendono subito fuoco. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei. Un'altra delle cause di incendio, soprattutto in estate, sono i barbecue, i fuochi che tra amici vengono accesi in aree non autorizzate, come questa, che è piena di sterpaglie secche e che possono facilmente prendere fuoco. Mi raccomando, cari amici, quando lo fate, quando accendete quindi dei fuochi non autorizzati, quando li spegnete non utilizzate soltanto dell'acqua, ma copriteli con della terra per assicurarvi che il fuoco non si possa più ripropagare. Non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo. E allora, cari amici Verdi di Rabbia, speriamo di avervi insegnato qualcosa di più quest'oggi. Mi raccomando, non gettate rifiuti di qualsiasi genere nelle sterpaglie. Non fumate e gettate i mozziconi ancora accesi nelle sterpaglie. Se accendete i fuochi, mi raccomando, spegneteli. Se invece doveste trovarvi di fronte a un incendio, mi raccomando, non affrontatelo, ma cercate di contenerlo. Se non ci riuscite, chiamate il 115, gli amici vigili del fuoco, o il 1515 al Corpo Forestale dello Stato. Mi raccomando. Beh, questa partita oggi, allora, come te la vedi? Come mai? Col televisore? Intendo un pronostico, 1x2. Ah, penso un pareggio pure l'1. Vabbè, ce la vediamo insieme? Sì, vieni da me. D'accordo, io porto le bevande però, È chiaro, dai, andiamo. Sempre alta la difesa dell'Italia per evitare di portare i neozelandesi in area di rigore. Il pallone verso il centro dell'area, non ci arriva nessuno e la Nuova Zelanda è in vantaggio. Clamoroso, ha segnato proprio Smeds. Anche lui a sinistra, ecco il cross, prova De Rossi, trattenuto, calcio di rigore, trattenuto su De Rossi e calcio di rigore per l'Italia. E ci deve essere anche il giallo, o forse addirittura no, solo giallo. Vincenzo! Quinta! 1-1! 1-1! Ha lanciato molto bene, a spezzare il portiere, con la forza giusta, a mezza altezza. Bravo Iaquinta! Si lamenta Iaquinta con l'arbitro, ma non è certo lui che ha inciso su questa gara. E finisce, l'arbitro manda tutti sotto la doccia, incredibile ma vero. Ah, mannaggia, lo sapevo, un altro pareggio. Doveva convocare Cassano. Mette Cassano. Ma che Cassano, ma stai zitto. Non litigate, dai. Non smetti. Con l'occasione di buttare un po' di roba. Cosa stai buttando? Non sai che le latine di alluminio si possono riciclare?
Fatemi un altro esempio, ragazzi, di oggetti da alluminio da riciclare. Per esempio le carte che avvolgono la cioccolata, i coperchi dei vasetti di yogurt, le bombolette spray e le vaschette di alluminio. Come tutti gli oggetti di alluminio, possono essere gettati nel bidone giallo insieme alla plastica. Si tratta di uno dei materiali più pregiati da riciclare. Pensa che anche le caffettiere italiane sono prodotte con alluminio riciclato. Va bene ragazzi, mi avete convinto, da oggi anch'io riciclerò l'alluminio. Ricordati di riciclare l'alluminio. Basta un piccolo gesto per tenere pulita la tua città. Bari, ti amo. Trasforma la tua azienda o la tua abitazione in una centrale elettrica grazie ad una fonte inesauribile e non inquinante, la luce solare. I pannelli solari fotovoltaici possono essere posizionati sui tetti delle abitazioni o delle aziende in modo da essere ben esposti alla luce solare. 60 celle fotovoltaiche compongono un modulo fotovoltaico in grado di generare circa 230 watt di potenza. Un modulo fotovoltaico è composto da materiali pregiati e riciclabili, quali vetro, alluminio, argento e silicio. Il silicio è la componente delle celle fotovoltaiche ed è l'elemento più presente sulla Terra dopo l'ossigeno. Tutti questi materiali sono riciclabili e riutilizzabili. Considerando l'intero ciclo di vita delle componenti e l'energia complessiva impiegata per produrli, l'elettricità generata con tecnologia fotovoltaica è tra le più ecologiche al mondo. Geotecno dal 2005 ha scelto di rispettare l'ambiente e di promuovere l'impiego delle energie rinnovabili a servizio di privati ed aziende. Geotecno vanta il primato dei primi 5 impianti installati a Bari ed allacciati in rete. Scegli anche tu di contribuire ad un futuro migliore, perché le cose migliori nascono da sole. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.